La Procura di Vicenza intende far piena luce sull'ennesimo tragico incidente successo poco prima delle 3 del pomeriggio dello scorso sabato 18 marzo lungo la strada provinciale 349 del Costo, nel territorio comunale di Cocollo del Cengio, che è costato la vita a Constantin Robert Bucur, di appena 29 anni. Il giovane di origini rumene, residente da 20 anni nel Vicentino e in particolare ad Altavilla Vicentina, come è noto è morto all'indomani, domenica 19 marzo, all'ospedale dalle San Bortolo. Troppo gravi le lesioni, soprattutto il trauma cranico, riportate nella rovinosa caduta della moto dopo essersi scontrato con un pick-up. Il pubblico ministero, titolare del procedimento penale, oltre ad aver convalidato il sequestro dei mezzi coinvolti operato dai carabinieri della compagnia di Schio, ha iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente del pick-up RS, 71 anni, di Breganze. Soprattutto ha disposto un duplice accertamento tecnico non ripetibile, l'autopsia sulla salma, per confermare che il decesso sia dovuto ai politraumi riportati nel sinistro, e una consulenza cinematica per accertare la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente.